Fratelli carissimi, buona domenica e buona conversione, buona misericordia del nostro Signore Gesù Cristo, buona giustificazione, cioè buon miracolo, buona Pasqua, buon mistero pasquale, perché di questo sta parlando il Signore, evidentemente. Nel Vangelo, ma tutta la liturgia oggi ci parla di questo mistero enorme che rovescia ogni prospettiva umana, che rovescia ogni fondamento, attenzione, ogni fondamento della cultura della carne, che viene dalla carne. Ed è interessante perché poi alla fine è molto questi principi fondamentali coincidono praticamente in tutte le società e non importa se stiamo parlando di civiltà occidentale, civiltà orientale, eccetera, perché non c'è nessun posto nel mondo dove vince chi fallisce, vince chi perde, vince chi è semplicemente se stesso. Quindi tutto è in ogni società, nelle società che noi, nelle quali noi viviamo, quelle società che educa i nostri figli, nelle società nelle quali siamo stati educati noi, è tutto il contrario, fratelli carissimi, ma è talmente evidente. Bisogna lottare, bisogna sforzarsi per raggiungere prime posizioni, per raggiungere una certa stabilità, per raggiungere una posizione sicura, sentimentale, affettiva, di lavoro, e poi salute, economica, eccetera. Cioè tutto è per poter sistemarsi, no? Per poter mettere un'ancora e non avere problemi. Non solo non avere problemi, ma stare bene, cioè passarla bene, vivere bene. E per questo devi spesso calpestare gli altri, lottare, eccetera. Oggi il Signore dice un'altra cosa, parla di se stesso, che il principio, lui è il principio fondante di una civiltà diversa del Regno dei Cieli. E il Regno dei Cieli è un regno rovesciato completamente. Non so se riesco a spiegarmi, io oggi la sto vivendo così questa parola, questa liturgia meravigliosa. È Cristo che è diventato l'ultimo. Dio, il primo. Dio, non c'è bisogno poi di dire nient'altro, no? Totalmente altro, l'assoluto. Si è fatto l'ultimo. La formica più piccola. Si è fatto maledizione, si è fatto peccato per te e per me, nel senso che è venuto a cercarci nelle nostre paludi più vergognose, laddove tu ed io siamo più impresentabili, fratelli, laddove tu ed io non avremmo nessuna chance per farci una posizione, per arrivare primi, ma né secondi né terzi, laddove io e te non possiamo avere alcuna giustificazione, dove non potremmo giustificarci, dove non potremmo avere nessun alibi, dove non potremmo, laddove tu ed io siamo quello che siamo, fratelli, lì è venuto Cristo. E tu ed io che cosa siamo? Dei pubblicani, fratelli carissimi, dei poveri, ma poveri veramente. Cioè, poveri perché? Perché non c'è niente
non hai né uno spiccio, né un centesimo di euro per poter pagare la tua difesa. Cioè non c'è nessun avvocato, nemmeno quello di ufficio, che spenderebbe un secondo per te. Ma perché non c'è per me e per te, e questo è il punto fondamentale di questa parola, di questa domenica, per me e per te non c'è nessuna possibilità di essere salvati, cioè non c'è nessun appiglio. Mi spiego? Cioè, tu hai nel cuore, io ho nel cuore, così tanta malizia, così tanta concupiscenza, malvagità, pregiudizi, pensieri veramente cattivi. Tu hai pensato male questa settimana, tu hai pensato male della persona forse che è più vicino a te. Questa settimana tu hai pensato male di tuo marito, hai pensato male di tua moglie, e gratuitamente, cioè solamente perché ti è sorto da dentro, da quella radice velenosa, da quella malizia profonda, incistata dal demonio, dall'annuncio di menzogna del demonio, per cui tu hai vissuto questa settimana come il fariseo della parabola, guardando il tuo ombelico. Guardate che è molto profondo, ma qui c'è una chiave, perché il fariseo e il pubblicano sono due facce della stessa persona, cioè due possibilità di uscire allo scoperto, di manifestarsi, di presentarsi per la stessa identica persona. L'uomo è un peccatore, tu sei un peccatore, tu pecchi. Però ma è possibile che ogni volta bisogna parlare sempre di peccato? Ma fratello mio, se non si parla di peccato, di che cosa parliamo? Di valori, di non so che, ma questo non ha nessuna relazione con il cristianesimo, non ha nessuna relazione con il regno dei cieli, e non ha nessuna relazione con l'opera del nostro Signore Gesù Cristo, di questo scardinamento di ogni caposaldo culturale che distrugge l'uomo, che conduce l'uomo nell'inganno più profondo e quindi a sfracellarsi. Conduce tuo figlio, conduce te stesso, conduce le persone che sono accanto a te a sfracellarsi contro un muro. Ma sì, certamente valori buoni ci saranno pure, e chi dice di no? Ma il punto non è che esistano valori buoni o valori cattivi, il punto è che l'uomo o è ingannato o è illuminato. Per questo i cristiani, i neobattezzati, erano chiamati illuminati, ma non nel senso della illuminazione gnostica, poi è diventata massonica. No, non stiamo parlando di quella illuminazione esoterica. No, stiamo parlando di un'altra cosa, di quella luce potente che arriva dalla parola, come oggi, da tutte e tre le letture di oggi, anche con questo salmo responsoriale, che ci dicono una cosa molto vera e molto e non solo molto vera, sino l'unica cosa vera, che tu e Dio, come dice San Paolo, nella mia difesa nessuno mi è stato vicino. Ma quella è la realtà più profonda. È stato tradito Paolo. È stato tradito perché nessuno verrebbe accanto a te se sapesse davvero quello che tu hai nel cuore. E siccome tu non hai soldi, cioè non hai risorse, attento, perché lo puoi fare una, due, tre, quattro, puoi farlo 10-15 mila volte, ma sì, ma arriva il momento in cui i soldi non ti bastano più, le tue virtù affabulatorie, le tue virtù ingannatorie, le nostre virtù, all'incontrario evidentemente, piene di malizie, piene di menzogna, quelle che appaiono in questo fariseo, a un certo momento finiscono, fratelli carissimi, non abbiamo più risorse. E questo è il momento fondamentale della vita di ciascuno di noi. Quello che tutti quanti fuggiamo, come tonti, come stolti, perché ingannati fino in fondo dal demonio.
cioè quella è la nostra verità, la verità, quella di trovarsi, il momento di trovarsi nudo, senza nessuna difesa davanti a Dio, nel tribunale, perché allora sì che potremmo fare l'esperienza di Paolo, che Cristo è venuto, ed è tutto in funzione del Vangelo, è tutto in funzione della buona notizia, cioè che appaia attraverso di te, attraverso di me, appaia attraverso i cristiani l'amore infinito, folle di Dio per chi non ha nulla per essere amato, se non il fatto di essere stato creato da Dio, se non per il fatto che Dio ti ama e punto. Oggi è il giorno per rimanere a bocca aperta a contemplare questo amore. Ma perché mi ami? Perché? Perché ami me? Io non ho niente. Perché? Perché ascolti la preghiera di un povero? Ascolti la preghiera di una vedova, la preghiera di un orfano, cioè la preghiera di uno che non ha nessuno. Non so se riesco a spiegarmi. Tu sei orfano perché hai tagliato con tuo padre. Chiaro che c'è l'aspetto, la prima lettura della messa di oggi, come anche diciamo nell'esperienza di Paolo, c'è una situazione oggettiva, cioè di chi è veramente orfano, cioè, gli ultimi della terra, di chi, di una vedova, l'ultima della terra. In quella società, abbiamo detto tante volte, la vedova non aveva nessun diritto, non c'era chi la proteggeva. È interessante, faccio una parentesi, che ieri ho celebrato un matrimonio e mi veniva in mente, cioè, perché la vedova è l'ultima? Perché non ha nessuno, non ha uno sposo a cui sottomettersi, cioè sottomettersi, si sottomessa, siate sottomesse, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, vuol dire mettere sotto la protezione, questo è il senso profondo, il verbo usato da Paolo nella famosa quella parte famosa della lettera agli Efesini, tanto invisa alla società moderna, che è una società farisea. Perché? Perché non ha nessuno, una vedova non ha più nessuno, non ha più l'uomo sotto il quale mettere la sua protezione, cioè mettersi nascosta, mettere la propria vita sotto la protezione, non c'è più nessuno sotto cui mettere, sotto il cui tetto, sotto la cui protezione mette la propria vita. Per questo è alla mercé di tutti, delle persone, dei rovesci economici, è così un orfano, che non ha genitori, cioè non ha identità, è un figlio di nessuno, i poveri, i maltrattati. Ora, questo che ha un contenuto oggettivo, è vero a un livello molto più profondo, cioè che tu hai tagliato con tuo padre, e come figlio prodigo te ne sei andato a farti gli affari tuoi, a dilapidare ciò che ti dava la vita, ciò che dava dignità, ciò che dava autenticità, bellezza alla tua vita. È vero o no? Dammi la mia parte di eredità. Che vuol dire? Esattamente quello che ha, cioè la forma di vivere, la forma di apparire, la forma di manifestarsi, la forma di stare al mondo di questo fariseo. Io non sono come gli altri, io sono Dio. Infatti gli sta dicendo a Dio, la preghiera sta dicendo a Dio, guarda che io sono come te, anzi sono un po' meglio, faccio tutto, guarda, compio tutto. Sai che sei venuto a fare qui? Ah, a ringraziare Dio che ti ha fatto come lui? Che ti ha fatto meglio di lui? Allora, questo, secondo l'originale greco, è interessantissimo, perché questo fariseo si autoincensa, si autocelebra, dice che va a fare eucaristia, cioè perverte la liturgia, perverte il culmine e la fonte della vita cristiana. Per dire così, chiaro che non è cristiano, ma mi spiego, parla a te, a me. Cioè usa il ministero presbiterale, usa il suo essere suora, il suo essere vescovo, usa il suo essere moglie, marito, quello che vuoi tu, usa Dio per un'autosantificazione. Cioè si fa
fa santo, si fa meraviglioso. Ma questo significa disprezzare gli altri. E questo significa restare disperatamente tagliati fuori dalla salvezza. Perché tu stai dicendo a Dio che non hai bisogno di Lui. Stai dicendo a Dio che non è tuo padre. Ti converti in un orfano. Stai dicendo al tuo sposo che non ti basta più, che non è come tu pensavi, che non è come tu volevi, è uno sposo che non ti fa, che ti fa schifo, che tu ti scegli da solo, il tuo sposo, tu ti scegli da sola, con chi accompagnarti, chi dominare. Va bene, tutto questo è vero. Allora oggi tu, se scopri questo, se scopri che hai vissuto come questo fariseo in questa settimana, autocelebrandoti, autosantificandoti, e che quindi hai disprezzato profondamente i difetti degli altri, sappi che tu sei all'inferno, sappi che non c'è giustificazione per te, non c'è possibilità di salvezza per te, perché la salvezza, la giustificazione, la eucarestia è l'amore gratuito, è folle di Dio per uno che non c'ha niente per cui essere amato, per cui non c'è nessuna prova, capito? Sei in un tribunale e sei solo, non c'è una prova, non c'è uno straccio di prova che dica ma io veramente avevo cercato di... No, non c'è! C'è che tu sei uno che merita la morte, c'è che tu sei uno che merita essere condannato a morte, c'è solo questo. Chi non entra in quella realtà oggi non farà Pasqua, chi oggi non apre gli occhi sulla tomba nella quale sta rinchiuso, nella solitudine, nel suo essere orfano, profondamente orfano e quindi senza identità, senza, ma dovunque sia, chi oggi vede che non ha nessun appiglio né materiale né morale di nessun tipo, questo come Israele con il mare davanti e i cani del faraone dietro, farà l'esperienza dell'amore infinito, folle di Gesù Cristo. Allora qual è l'attitudine unica, vera, autentica di un cristiano, fratelli? Di questo è quella di quello pubblicano, di questo pubblicano. Perché il fariseo è come il pubblicano, è la stessa persona, è un peccatore. Solo che per l'inganno del demonio, che lo ha indotto a pensarsi come Dio, autocelebrandosi, si è autoescluso dalla salvezza, dalla possibilità di conoscere l'amore di Dio. E questo accade nella nostra vita migliaia di volte. Per questo siamo sempre stanchi, siamo sempre incavolati, per questo non riusciamo ad avere uno sguardo di misericordia sugli altri, perché non abbiamo conosciuto nessuno sguardo di misericordia che si è posato su di noi, perché non siamo sottomessi alla misericordia di Dio. Non abbiamo in Dio il tetto, il manto dove deporre la nostra vita, perché non abbiamo conosciuto Gesù Cristo che ha aperto la porta perché noi potessimo ritornare nell'intimità di chi davvero ci ama, di nostro Padre. Non abbiamo conosciuto lo sposo che è venuto a prenderci nella nostra situazione di solitudine, di angoscia, di vedove. Questo pubblicano no. Questo pubblicano dice non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, cioè conosceva profondamente chi era, sapeva che non aveva, si batteva il petto, laddove, nel cuore, laddove escono i furti, i peccati, come dice San Paolo. Diceva a Dio, ecco, l'unica cosa che io posso mostrarti è questo mio cuore malato, questo mio cuore pieno di furti, di inganni, di concupiscenze, di malizia. Ti prego, dice in greco, rendimi propizio a te, cioè come il termine tecnico, no? Dei sacrifici, rendimi propizio a te. Quell'altro anche fa un rito al proprio ego, il demonio. Quest'altro celebra un rito a Dio, l'unico che lo può salvare, l'unico che può avere pietà di lui. Non c'è uomo, non c'è niente, non ha niente da mostrargli. Questo è il modo di vivere il matrimonio, il modo di vivere il tuo essere prete nella missione dove sia. E guarda, ma io non dovrei stare qua, anzi non so nemmeno perché sto qua in missione, perché sto qua in Giappone. Io non lo so, non so perché mi sono sposato, non so perché continuo a essere sposato, non so perché mi hai dato dei figli. Ma io guarda, non ho, cioè veramente, ma come, guardate che è profondo, non ce la facciamo.
perché la cultura, la società ci dice tutto il contrario. Diceva no, ma trova qualcosa di buono in te, appoggiati in quello, costruisci un matrimonio sulle tue qualità, sulle qualità dell'altro. No, no fratelli, no, non basta, è effimero, passa tutto. Si costruisce un matrimonio sulla propria debolezza, perché è lì che opera il potere, la potenza di Cristo, è lì che tu ogni giorno puoi tornare giustificato, cioè reso giusto, reso atto a compiere la volontà del Padre. Questo significa giustificato, cioè puoi vivere la giustizia, c'è un rapporto sano, vero, autentico con tuo padre, e così puoi vivere un rapporto vero con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, perché tu ti unisci a tua moglie, ti unisci a tuo marito, vivi il tuo ministero presbiterale, vivi quello che Dio ti ha affidato nell'autenticità, nella verità e quindi nella libertà, lasciando che sia Lui che operi. Questa è la chiave bellissima, anche in quest'anno di misericordia, è la misericordia che ha ragione di tutto, è la misericordia, fratelli, cioè l'amore infinito di Dio che rende giusto l'ingiustificabile. Quando preghi con i tuoi figli, quando sei con tua moglie, non è nullificare l'altro, come dice il Vangelo oggi, cioè disprezzarlo dal più profondo, ma dire ma com'è possibile che mi supporti, com'è possibile? È questo, cioè vivere nella gratitudine totale, costante, come quest'uomo dice, che è un sacrificio gradito a Dio. Questo pubblicano è il vero sacrificio gradito a Dio, lui compie la vera liturgia, la sua vita è una liturgia. Perché? Perché lui si compie il mistero pasquale, perché in lui che non ha niente, peccatore, che solo aspetterebbe una maledizione, perché quello gli spetterebbe, ecco, su di lui riposa l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la pietà, la compassione, perché dice Cristo, perché a quest'uomo, a questo pubblicano l'ha raggiunto Cristo, questo pubblicano è Cristo, fratelli, è Cristo che si è fatto peccato, è Cristo che si è fatto l'ultimo, è Cristo che è sceso nella sua tomba e grida con lui da lì, e grida perdonami, perdonami, e si compie in lui quello che annuncia la prima lettura, che Dio viene e ristabilisce le sorti, Dio viene e ci salva, così come è accaduto a Paolo, perché brilli il Vangelo, perché brilli la buona notizia, perché nel mondo risplenda questa grande notizia che oggi la liturgia ci dice, che Cristo è risorto dalla morte, che Cristo ha preso la vita degli ultimi, dei peccatori, e ne ha fatto un prodigio, l'ha portata nella sua carne alla destra del trono del Padre, perché tutti possano vivere oggi la vita celeste, oggi tu possa vivere la vita sorprendente di chi ha vinto la morte, di chi può amare, di chi può offrirsi, essendo costituzionalmente un peccatore, un poveraccio, uno che non riesce a fare niente di bene, uno che veramente conosce i suoi limiti. Allora in quel caso la potenza della risurrezione di Cristo viene e solleva dall'indigenza il povero, solleva dalla spazzatura te e me, per farci sedere con i principi, per farci sedere in cielo oggi e vivere oggi. A te debole, a te ingiustificabile, a te l'ultimo della terra, orfano e vedova, a te ti fa vivere la vita di Cristo, la vita di chi ha vinto la morte, la vita più bella, quella spesa per amare, quella spesa per offrirsi completamente, non giudicando nessuno e giustificando tutti, avendo pazienza e misericordia con tutti, offrendosi come un soave odore, vivendo la vera Eucaristia, la domenica, la vera Eucaristia, cioè la vera benedizione, il vero rendimento di grazie. Signore, non meritavo nulla e tu hai fatto per me anche oggi, anche questa settimana, questo prodigio grande. Ti prego, Signore, ti prego, vieni ancora a compiere il tuo mistero di Pasqua in me. E noi questo mistero di Pasqua lo mangiamo, mangiamo questo amore, beviamo il sangue di Cristo che viene a sanare ogni nostra debolezza, ogni nostra ferita, ogni nostra malattia, per farci santi, per giustificarci ai suoi occhi l'opera di Cristo. Buona domenica.